Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po, ho preso al volo, ma proprio al volo, siamo qua nella Piazza Venezia, per il baffo. Riccardo Duò, perché l'abbiamo beccato al volo e bloccato qua con noi? Perché, secondo il mio modesto parere, è uno dei più bravi fotografi dilettanti del mondo. No, veramente sei bravo, molto molto bravo. Ho visto un paio di tue mostre, ho visto, scusate il ritardo, presentato in Sala Cordella, poi anche in altre parti, sicuramente del Polesine, bella mano, bel soggetto. Un'altra bella mostra, Mestieri Taglianti, che adesso vediamo anche le immagini che stanno scorrendo intanto che parliamo. E hai fatto un'altra ulteriore mostra con su Gianni Rodari. Innanzitutto, perché questo soggetto? Allora, è stata una proposta, non un'idea mia, ma è stata una proposta del Comune di Portoviro, di una mia amica, insomma, che ha avuto appunto il piacere di rappresentare in foto le opere di Gianni Rodari, autore che io non conoscevo assolutamente, da ignorantissimo, perché sarò l'unico al mondo, credo. E sta cosa qua è stata, abbiamo tra l'altro deciso di chiamarla Scoprendo Gianni Rodari, che era più per me, perché io ho dovuto scoprirlo e quindi mi sono andato a leggere un po' di cose e sono rimasto molto colpito, insomma, dalle opere di Rodari. E di solito quando fai una foto vuoi raccontare qualcosa, ma lui ha già raccontato anche troppo, quindi ho cercato un sistema solo per rappresentare, ecco, le sue opere. Quanto diventa arte, quanto diventa, come nel tuo caso, o quanto diventa tecnica? Per me la fotografia è un linguaggio, è un modo di parlare. Tra l'altro, una cosa che mi ha colpito un sacco da poco, insomma, che sentivo che al mondo ci sono circa 7.000 linguaggi diversi, e quindi è impossibile un po' capirsi fra tutti quanti, però appunto utilizzando come linguaggio la fotografia ti permette di farti capire da tutti, no? Questa cosa qua è bellissima, secondo me. Naturalmente serve la tecnica alla base, bisogna padroneggiarla, insomma, è come la scrittura, è un linguaggio vero e proprio, quindi devi sapere un po' di regole grammaticali, devi sapere usare uno strumento, però il resto, per dirti, almeno nel mio caso, la fotografia parte nella testa, cioè è molto pensata, e quindi mi serve solo uno strumento che poi la metta giù in linguaggio. E chi usa fondamentalmente, come quasi tutti in questo momento, più lo smartphone per fare le foto, tu cosa ne pensi? Io sono molto contento che la tecnologia abbia reso popolare la fotografia, appunto dal permesso, sì, di parlare a tutti, no? Dopo che si dicano un po' di boiate, ovviamente, insomma, sì, essendo popolare come cosa, diciamo che è molto più difficile forse distinguere un po' la vera fotografia che sta a raccontare qualcosa dalla chiacchiera, dalla lista della spesa, del romanzo, capiamoci. Questo bravo. Però sono assolutamente, guarda, ci sono sempre diatribe sull'argomento, potrei litigare ogni giorno su questi argomenti, insomma, nei forum, su Facebook, eccetera, perché ci sono i puristi, no? Che dicono che la fotografia deve essere quella di una volta, eccetera, eccetera. E c'è chi invece sa abbracciare la tecnologia, sa usare qualsiasi strumento a disposizione. Io non sono capace di far foto col telefono, è un mio limite, però. Ma tu dici, insomma, alla fine è come chi va in moto. Ci vuole il polso o il piede. Esatto. In fotografia a volo, ci vuole l'occhio. Esatto, esatto. Sicuramente sì, e poi ti dico, di strumenti ne abbiamo miliardi e chi è in grado di usarli può fare qualsiasi cosa, insomma, va benissimo così. Più Riccardo, ce n'è meglio. Intanto stiamo parlando, ci sono, tu Mario non vedi visto che stiamo registrando, però ci sono le tue varie opere che passano e girano. Wow, guarda che bella questa! prossimi appuntamenti? Devo ancora finalizzare un po' di cose, però stiamo sicuramente riproporremo insomma la mostra di Gianni Rodari, e anche, scusate il ritardo, si è fermato tutto per il Covid, ma sarebbe, ad esempio, scusate il ritardo, doveva essere itinerante, insomma, poi purtroppo abbiamo fatto 4-5 date e abbiamo dovuto fermarci, insomma, e non ho altro in canna, nient'altro. Ci sono dei micro progetti quotidiani che nascono e trovano il loro tempo, micro progetti settimanali, ma... Hai il tuo sito? Sì, ho un sito. Come si chiama? Dopo lo mettiamo in sovraimpressione. Più difficile da... Basta cercare su Google Twice Foglio, scritto TWICE, Twice Foglio,
così senza... Vabbè, quindi una cosa più semplice in dialetto, no? No, ci stavo lavorando, ma... Riccardo, io ti ringrazio anche per l'informalità di questa intervista. Grazie a te. È sempre un piacere vedere le tue foto, perché poi tra l'altro, come ripetiamo, stanno scorrendo, e tu guardi molto, cioè cerchi di estrapolare, almeno da quanto vedo io, dalla persona e dall'espressione un... Raccontino. Un racconto, bravo, complimenti. Questo è quello che muove, ti ringrazio tanto. Sì. Grazie a tutti voi. Cic, da troppo giovani, bravo. Proprio da giovani. da Covid più che altro. Da Covid. E adesso basta, via. Sulle maschere. Ciao, grazie Leandro. Grazie.